La Paruzzi in seconda frazione, poi Confortola e Valbusa. Evidentemente l'analisi fatta probabilmente è quella di cercare di resistere il più possibile in alternato senza sacrificare però Sabina Valbusa. Ovviamente Finlandia e Norvegia da questo punto di vista possono provare a fare la differenza e le altre squadre dovranno arrangiarsi in qualche modo. Beh, la Stera ha corso bene nella 10 in alternato. Parte della cinese, se non vado errato. Sì, Wang Chun-Li, in parte biatleta, in parte fondista. Adesso c'è davanti Saarinen, Baranova lì nella scia della finlandese, con Stera che si piazza proprio sulle code di Saarinen. Invece degli skimen c'è stata una piccola polemica da questo punto di vista, erano che assolutamente erano competitivi. È un discorso più mentale e di attitudine, il fatto di non essere straordinari quando l'ha detto la stessa Gabriella, ha guardato fuori la Steira dietro proprio alla finlandese, alle sue spalle. Si sta creando il buco però, Dario. Sì, e questa è la salita dura. A proposito di salita dura, c'è stata una denuncia o comunque una protesta da parte della squadra polacca perché la Kowalczyk, che è svenuta sulla salita, come abbiamo prontamente anche segnalato nella diretta, ma poi anche ripreso ieri, intanto anche la russa fa fatica, è stata portata, da quello che è stato detto, a braccia da tifosi bielorussi per 70 metri prima di trovare il primo punto di primo soccorso e insomma la Kowalczyk che si è parecchio lamentata di questa situazione. Intanto il buco è stato fatto. Sì, fantastico a progressione di Aino Kaisa Saarinen che si è portata dietro la Steira. E Saarinen è davvero una specialista dell'alternato. Però c'è anche la risposta della, questo è un aiuto in qualche modo, del Giappone per qualche squadra. Italia in settima posizione in questo momento. Sì, e c'è anche la Francia piazzata bene con Aurélie Storti-Périllat che si sta difendendo alla grande. Italia è settima, forse c'era la Svizzera vicino all'Italia se non ho visto male. Però adesso Kuitunen e Pedersen per Finlandia e Norvegia potrebbero fare davvero il vuoto. E tatticamente a quel punto diventa difficile rientrare per la Russia, che è molto molto staccata con Baranova, che forse ha completamente sbagliato i materiali. Però sbagliare i materiali per due volte di fila in gare femminili è troppo, non è normale. Guarda che ritorno del Giappone. Tanto qui con il 4 anche la Germania di Stefanie Böhler, che è dietro all'Italia, la Russia invece ancora più indietro. Allora è importante il discorso della Russia, perché se dopo due prove in alternato con Cepalova che può recuperare, noi siamo avanti di una quindicina di secondi, se ci raggiunge la Russia possiamo in qualche modo sperare di agganciarci e avvicinarci alla testa della classifica, dove probabilmente ci saranno le atlete nordiche. Sì, intanto sta per partire il De Pedersen, che è diventata la donna più anziana nella storia delle Olimpiadi a conquistare una medaglia a 41 anni e 100 giorni, onore a lei. Ragazzi, il Giappone cambia in testa, il Giappone dopo 5 km deve avere dei materiali paurosi se cambia in testa, perché questi non sono probabilmente i reali valori, perché dalla Saarinen ci si aspettava il cambio davanti a tutti insieme alla Norvegia. Sì, in effetti Giappone che è rientrato nel tratto in discesa principalmente, poi in quello un falso piano finale, grandissima però su quelle davanti. Il ritmo non è sostenutissimo, anche perché svedesi, francesi e le giapponesi riescono a rimanere senza grosse difficoltà con Finlandia e Norvegia. Se non sbaglio c'è anche la Svizzera, quindi un gruppo di 6 atlete davanti e poi nell'ordine Germania, Italia e Russia. E qui adesso il ritmo si fa abbastanza importante, anche se dietro però si ricuce lo strappo. Viene ricucito lo strappo dietro grazie alla Germania, sì, e a Gabriella Paruzzi che si portano alle spalle del sestetto. Allora ricompattato il gruppone, ricompattato il chilometro 6. Forse Finlandia e Norvegia hanno perso un'occasione per fare il vuoto, soprattutto la Finlandia l'ha persa questa occasione, perché poi la Norvegia nelle ultime due frazioni è forte, la Finlandia non lo so. Finlandia sicuramente in terza frazione è l'assile che in tecnica libera va forte, però poi Venelainen è una grossa incognita. Comunque Gabriella Paruzzi ha recuperato 10 secondi in un chilometro e mezzo. Adesso bisognerà vedere Svizzera, c'è Laurence Rochat. Intanto Valerio propone la candidatura di Massimiliano come allenatore, non è il primo. Anche Confortola in quarta frazione è un suicidio collettivo, ma in terza frazione sì, però in terza Confortola. Frazione Valbusa in quarta, comunque cambia poco, ne qualcuna, mentre qui si è staccata la Svizzera che è in grandissima difficoltà e viene scavalcata dalla Russia con Kurkina. L'Italia è sempre lì, davanti sempre la Germania. E poi la Russia aveva
non una, non due, cinque, sei grandi. Tani prova ad allungare la Kuitunen, che forse ne ha di più rispetto alla Pedersen, che spinge solo con le braccia. Adesso cambia l'azione. Vediamo se Sackenbacher ha l'intelligenza di attaccare subito all'inizio della terza frazione, perché si può portare via Stemland e l'Assile e quindi staccare Italia e tutte le altre squadre. Da dietro però ritornerà la Russia, che potrà rappresentare un treno per tutte le altre. Non guadagnano moltissimo le tre di testa, ma guadagnano chiaramente, perché adesso stanno spingendo a fondo, soprattutto la Kuitunen, la Pedersen tiene, Gabriella Paruzzi in quarta posizione. Meglio di così non poteva cominciare comunque la staffetta italiana al femminile, perché praticamente in alternato abbiamo perso 3-4 secondi in due frazioni. Adesso abbiamo Confortola e Valbusa, possiamo giocarci la medaglia. Beh, la firma l'avremmo messa su questo risultato. Per la medaglia onestamente non lo so, però la situazione è buona. Bisogna riportarsi subito dietro a Finlandia, Norvegia e Germania, non sarà peraltro facile. Cepalova da questo punto di vista potrebbe dare una mano, sarà rendere una frazione straordinaria, andata a riprendere la strategia di quelle che sono dietro e rientrano, tra cui la Russia che è pericolosissima. La Norgren, una delle giovani emergenti che si è messa più in evidenza in queste Olimpiadi, adesso va addirittura a tirare, ma ripeto, a me pare che sia il suicidio della Finlandia soprattutto. Sì, della Finlandia, peraltro forse l'Italia... anche la realtà questa, non hanno potuto fare la differenza. Comunque l'Italia va bene così, guarda Cepalova, così. Guarda Cepalova. E Giulia Cepalova prova a rientrare, potrebbe anche tentare di staccare tutto il gruppone, perché è forse tra tutte queste quella che ha la possibilità di fare la differenza in salita. È chiaro. Cepalova rientra, è sulla coda del gruppo adesso e vedrete che prima o poi si metterà davanti e proverà ad attaccare, perché è davvero l'unica insieme alla Sackenbacher probabilmente ad avere un passo interessante con la Norvegia, che può provare a tenere la Stemland, e speriamo che la Confortola possa rimanere lì. Per il momento situazione davvero molto buona. Sì, però con tutto il rispetto, quando Cepalova guadagna 25 secondi praticamente in 1,6 km, c'è qualcosa che non va. Insomma, 25 secondi in 1,6 km è uno sport. Determinanti solo le Olimpiadi in casa per il momento, sono state grandi Olimpiadi per il nostro sport con i migliori risultati dell'anno, per cui dice forza Italia, forza azzurre, qualsiasi risultato venga io la penso così, dice Lorenzo, e il bronzo non potrebbe essere un'utopia, ma se non viene vengono in fila indiana le 5. Non si stacca nessuna di questo gruppo e la Sackenbacher prova a forzare la Sackenbacher il passo, mi pare, e dietro Antonella Confortola tiene. Antonella Confortola tiene in salita. Si sa che Sackenbacher sta cercando di fare la differenza, anche perché poi ci sono dei dubbi su Kunzel in ultima frazione, perché la condizione non è ottimale. Cepalova non riesce a tenere il passo di Sackenbacher, e questo è un riferimento importante anche per la 30 che concluderà le Olimpiadi, e neanche l'Assile. Sackenbacher se ne va. Sackenbacher guadagna qualche secondo nei confronti del gruppo che insegue. Forza l'andatura, Evi Sackenbacher che avrà sicuramente dentro anche tanta voglia di riscatto dopo la vicenda che ha accompagnato l'apertura di questa Olimpiade. Ha guadagnato parecchio sulla Finlandia, sulla Russia. Cepalova non riesce a fare la differenza in questo tratto, anzi perde anche lezione. Sackenbacher da rivedere nella 30 con ambizioni importanti, qui intanto ha dimostrato di essere la più forte, anche più di Cepalova, che aveva pagato, che aveva dovuto recuperare 25 secondi all'inizio e li ha recuperati in 1,5 km, e quindi sicuramente ha speso qualcosa. Però Sackenbacher è l'MVP di questa staffetta in assoluto finora. Massimiliano, c'è da fare un discorso: se la Björgen si porta dietro Sabina Valbusa e provano a tornare sotto sulla Kunzel, davvero può succedere qualunque cosa. Qua però è importante capire quali sono i distacchi. Ai 3,9 c'erano 10 secondi tra la Sackenbacher e la Confortola. È importante per Confortola rimanere con la Stemland, cosa che non è stata, perché la Stemland nell'ultima parte di gara ha recuperato, e insieme a Britta Norgren e poi Giulia Cepalova, mentre la Lassila è andata proprio in crisi. Una grandissima frazione di Antonella Confortola, che perde pochissimo nei confronti del terzetto che insegue la Sackenbacher, che va a cambiare all'ultimo passaggio del testimone. Allora, Germania al primo posto, le campionesse in carica hanno vinto a Salt Lake City. Antonella Confortola ha perso davvero molto poco. Grandissima prima parte di gara dell'Italia, prima con Arianna Follis, poi con Gabriella Paruzzi e adesso con la trentina Antonella Confortola. La differenza è di 19 secondi e a questo punto siamo attardati di 7 secondi sulla Norvegia. Qui deve fare un capolavoro Sabina Valbusa, deve andare su... Taglia d'oro, adesso ha 80-100 metri di vantaggio su Marit Björgen.
Medvedeva e la svedese Anna Karin Stromstedt, svedesi che sono le sorprese di questa gara, perché finora si stanno comportando alla grandissima, nessuno avrebbe scommesso sul fatto che arrivassero all'ultima frazione a giocarsi il successo. C'è stato veramente un tenero abbraccio tra la Sackenbacher e la Böhler, credo, no? Sì, Stefanie Böhler, voi ovviamente non potete vedere queste immagini. Intanto qui Kunzel sta mantenendo un buon vantaggio e dietro adesso ci devono provare nel tratto in salita, mentre Valbusa sta rientrando. Bjørgen secondo me non sta spingendo, sta aspettando che magari qualcuna le possa dare una mano e forse si aspetta che Sabina Valbusa possa recitare questo ruolo. E allora se si aspetta che le altre le diano una mano, tanti saluti, perché la Germania non la prende più. Davanti Kunzel mi pare adesso forse stia pagando qualcosina, adesso avremo il riscontro, la differenza in termini di tempo, siamo intorno ai 10 secondi di differenza tra il quartetto che insegue, quindi Sabina Valbusa ha recuperato sulla testa della classifica 8 secondi praticamente. Sì, la Venelainen e poi dietro la Valbusa e davanti c'è la Russia. La Russia svelta. Probabilmente o consapevolmente ha dato una mano alla Bjørgen e forse chissà anche a Sabina Valbusa. Comunque ci giochiamo qualunque tipo di medaglia in questo momento praticamente. Siamo a 7 secondi dalla prima posizione. Praticamente in questo giro il vantaggio della Germania si è dimezzato. Kunzel è partita con 12 secondi, adesso ne ha poco più di 5. Italia 7 secondi insieme alla Bjørgen, però dalla Bjørgen di inizio stagione degli anni passati. Quella di adesso dobbiamo vedere che cosa vale in una sprint. Peraltro Kunzel è una delle favorite per la sprint di queste Olimpiadi, anche perché in stagione a tecnica libera difficilmente non è salita sul podio e comunque ci è andata sempre vicina alla finale. E attenzione per la volata alla Stromstedt, perché nelle staffette a coppie svedesi e gli svedesi hanno insegnato a tutti come si fanno le volate, ma c'è il rientro è completato, allora sono in 5, Sabina Valbusa sulle code della Bjørgen qui sta rifiatando, secondo me ci sta concedendo qualcosa, il rientro davanti è stato completato, la Medvedeva si gira e quasi rischia di cadere per capire quello che accade alle sue spalle. Kunzel raggiunta, Kunzel ha capito che non aveva senso andare via da sola perché tanto sarebbero rientrate, ed è rientrata anche la Bjørgen insieme a Sabina Valbusa. Io non mi ricordo una volata in staffetta al femminile con 5 squadre a giocarsi le medaglie. Sì, e con la Norvegia in difficoltà, perché la Norvegia comunque con Bjørgen in questa frazione non ha dimostrato di avere qualcosa in mano. Adesso vediamo se Bjørgen attaccherà all'improvviso, si è creato un piccolo buco tra le tre davanti e Italia e Norvegia. Però stanno controllando, adesso Valbusa davanti a Marit Bjørgen per ricucire lo strappo, comincia la salita, si fa la gara in questo punto. E qui Valbusa dovrebbe essere forte, una delle più forti sulla carta. Sabina Valbusa che ha vinto qui la prima volta in carriera proprio a Bragelato. Prima e unica gara vinta in carriera, lei che è una specialista della tecnica libera, qui vinse una 15 facendo davvero molto bene e la vinse abbastanza nettamente. Se ti stacchi sull'ultima salita e se riesci a guadagnare lì poi è difficile rientrare. Guarda che Bjørgen per me è in difficoltà, questa non si sta nascondendo, sta soffrendo. Si mette bene per l'Italia, Dario. Adesso sono davanti in 4 con Kunzel, Svezia poi con la Strömstedt, la Medvedeva e Sabina Valbusa, e fatichiamo a vedere le code della Bjørgen. Bjørgen sta soffrendo. Una marziana che è tornata con gli sci per terra. Vediamola però qui adesso. Vediamo qui quello che accade, perché sono sempre in 5. È questa parte dell'anello di Pragelato dove si fa davvero la differenza. Adesso Bjørgen si è riaccodata. Qui il ritmo non è proprio sostenuto. Kunzel ha interesse a tenere un passo molto blando, perché comunque poi in volata... Si stacca la Bjørgen. Si stacca. Sabina Valbusa in seconda posizione. Sabina Valbusa in seconda posizione. Prova l'azione la Valbusa, davanti c'è la Stromstedt con la Medvedeva, la Valbusa dietro la russa. Guardate qui che fatica per le atlete. Stromstedt in volata è discreta ma non è più forte di Sabina, per cui Sabina se la può giocare. Si stacca la Bjørgen, la più pericolosa è staccata, non ce la fa, Marit Bjørgen deve abdicare, non ce la fa, davanti Russia, Svezia, Germania, Italia nell'ordine. Io ho l'impressione, Dario, che Kunzel abbia speso davvero poco, però Medvedeva se ne va via. Attenzione Medvedeva, qui Valbusa deve reagire la Valbusa, passare la Germania, ce la fa, Valbusa risponde, davanti Russia e Svezia, boato a Pragelato, davanti Russia e Svezia che provano l'azione, ma risponde la Valbusa e sulle code della Svezia, ci siamo anche noi e si stacca la Germania, le due squadre favorite in difficoltà,
prova a tenere la Kunze comunque. È in difficoltà Kunze, è l'obiettivo che inganna. Inchiodata! Inchiodata la Kunze! Russia con Medvedev, Stromsets e Valbusa si giocano loro! Eh sì, per la Kunze sarà difficile rientrare. Kunze che ha gettato al vento un'occasione importante di regalare il secondo oro alla Germania in staffetta dopo Salt Lake City. La Russia molto bene, è stata la Russia a fare la differenza e Sabine è stata brava ad approfittarne. Complimenti ai tecnici azzurri che davvero hanno fatto le scelte giuste. Io avevo dei dubbi a inizio gara e mi devo ricredere. Complimenti a tutto lo staff azzurro perché i migliori risultati stanno arrivando proprio alle Olimpiadi, come non era successo in Val di Fiemme. Ma attenzione, la Russia prova a staccarsi, adesso deve provarci ancora la Valbusa. Qui ha preso qualche metro di vantaggio la Medvedeva. Medvedeva davanti, ha guadagnato molto la Medvedeva. Italia in seconda posizione. Beh, Medvedeva, che gara! La Russia si riprende quello che non aveva potuto vincere a Salt Lake City, perché proprio non partì. È podio per l'Italia. Dietro c'è la Svezia. Il vantaggio è importante. Adesso c'è un tratto di leggera salita. Mancano circa mezzo chilometro alla conclusione. Sì, 700 metri alla fine. Vediamo se ha fatto la scelta giusta la Medvedeva di attaccare nell'ultimo tratto di salita. Se ne ha ancora da spendere, si volta per capire quello che accade. Adesso la Stromsets prova ad andare a riprendere la Russia. Nettamente superiore la Medvedeva, proprio se n'è andata via con una facilità impressionante. Valbusa è stata brava a staccare Kunzel, che nel tratto in salita è rimasta praticamente inchiodata e in questo momento non si vede neanche alle spalle dell'italiana, speriamo che sia staccata. La cosa sorprendente, Massimiliano, è che la differenza per la squadra russa non l'ha fatta la Cepalova, anche se è rientrata, ma l'ha fatta la Medvedeva in questo tratto, in questa frazione. Sì, e la povera Claudia Kunze a questo punto verrà crocifissa perché ha sprecato un'occasione importante. La gara sembrava già vinta. Attenzione, mancano 300 metri, la Stromsets, attenzione, la Kunze non è lontanissima, prova l'azione finale, Valbusa si affianca, ci giochiamo tutto per l'argento. Attenzione perché la Kunzel, approfittando di quello che accade davanti, sta provando a rientrare nella volata finale, mentre ormai la Russia va a prendersi l'oro. Kunzel prova a rientrare, sì, Sabina Valbusa stacca la Stromsets, o almeno ci prova. La Kunzel non è lontana, volata lunga questa. La Kunzel non vuole mollare. Sabina Valbusa si gioca l'argento con la Stromsets, la svedese si volta per controllare se il bronzo è suo. Rischia la Stromsets, Valbusa deve voltarsi. Attenzione alla Kunze che può rientrare. Kunze che rientra all'esterno. Può rientrare, attenzione. Russia oro dopo la squalifica di Salt Lake City. La Kunze che rimonta. La Stromsets però è tagliata fuori. Siamo a bronzo. Bronzo per l'Italia, grandissima medaglia, perché siamo arrivati a 11 secondi dall'oro, una delle migliori gare in assoluto in staffetta. Cosa ha fatto Claudia Kunze negli ultimi 500 metri? Qualcosa di incredibile, un finale pazzesco, Russia superiore, ma grazie alle deficienze, ossia mancanze, perché sono sinonimi, di Finlandia e Norvegia, la battuta di giornata è Marit Björge, una prova sconcertante la sua. Questa atleta non è neanche lontana parente di quella che dominava l'anno scorso ad inizio di questa stagione. E questo fatto è davvero difficilmente spiegabile. Caporetto Norvegia ormai.